Ecco, Liri che affianca il proprio loco a un campione come Giancarlo Finizziella, per noi è una svolta importante ed epocale. Giancarlo non ha bisogno sicuramente di essere presentato, lo conoscono veramente tutti, è un campione molto amato, motivo per il quale noi siamo orgogliosi di far girare un campione come lui con una vettura del nostro marchio. Soprattutto poi in maniera molto importante questo, oltre che dare una mano all'economia del locale, quando si vede un pilota come lui girare con i nostri loghi, significa che comunque una mano in più si può dare. Una parte del circuito sicuramente molto importante, ma motivo per il quale che noi puntiamo moltissimo su Alfa Romeo, perciò vogliamo che Fisichella possa girare con la vettura con il marchio Alfa Romeo, proprio perché ci sarà un grosso rilancio da qui a nei prossimi 4 anni. Essendo un pilota da tanti anni, Ferrari, marchio Alfa Romeo, fa parte del gruppo, quindi è un gran piacere, insomma, avere in uso questa macchina bellissima, uscita da poco, e devo ringraziare Davide Papa e Liri che sono omaggio di questa possibilità di poter lavorare. Il giorno d'oggi ci servono tanti soldi per arrivare già a categorie tipo Formula 3, Formula 2, e poi arrivare in Formula 1, sapete bene che la metà dello schieramento sono piloti con le valigie, con nazioni che spingono tantissimo, ed è sempre più difficile. Da alcuni anni, per fortuna, c'è il Driver Academy Ferrari che sta portando avanti diversi giovani, e speriamo di vederne uno di loro presto in Formula 1. Ci aspettiamo tantissimo, come dicevo prima. Innanzitutto in bocca al lupo a Giancarlo per il campionato che andrà ad affrontare adesso con la 488 GT3. Poi il binomio Ecolini Fisichella, spero che possiamo avere insieme gli stessi successi di cui ha avuto lui fino ad oggi. E quindi sono fermamente convinto che sia un buon auspicio soprattutto per noi. Abbiamo detto prima che Fisichella, questa partnership è importante come gruppo storico del territorio comune. Sì, è importantissimo, sono contentissimo di questa collaborazione con il team Baldini, dove correrò quest'anno nel GT italiano, e di collaborare anche con Ecoliri. Quindi abbiamo Davide Papa qui che, insomma, mi ha dato la possibilità quest'oggi di avere a disposizione una bellissima Stelvio, e lo ringrazio, e inizieranno, insomma, è un rapporto di collaborazione che sta già diventando un rapporto di amicizia. Sta per partire allora una nuova intensa stagione, la squadra Baldini parte con tanta voglia di fare e si affida a un nome che non ha bisogno di presentazioni nel campo dei colori. Sì, è stata una grande soddisfazione avere Giancarlo in squadra, porterà tanta sua esperienza, avremo soltanto che da imparare da lui. Mi piace, non so tanto bravo io. C'è anche il sostegno di uno sponsor importante, di un partner importante come il gruppo Ecolini. Sì, quello è fondamentale, un gruppo FCA importante come Ecolini, sono già 2 anni che è con noi. Obiettivo conquistare magari il titolo che è sfumato qualche mese fa. Sì, l'obiettivo è quello di conquistare il titolo, ovviamente, 2018. Okay. C'è una battuta proprio per lui. Tutto nasce dal rapporto di amicizia che ho con Fabio Baldini. Ormai sono 21 anni che siamo amici. Devo dire che è un ragazzo molto in gamba, ha una scuderia che va alla grande, e la passione, soprattutto la passione che ci mette in questo lavoro che trascina la sua scuderia. C'è qui anche Sara, quindi anche la seconda generazione, forse anzi vorrei dire la terza, visto che Baldini che si dà molto da fare, e sono fermamente convinto che quest'anno la scuderia Baldini con Giancarlo Fisichella e con il contributo della nostra azienda possa fare tanto. È chiaro che puntiamo tutti alla vittoria di questo campionato. Grazie Davide. Grazie a te Giancarlo. Grazie a tutti. Grazie.